Già lo sai che stai per ascoltare Paperi Palindromi. Paperi Palindromi. Eccoci, bentornati anche questa domenica alle 21, come al solito, su Live is Life Network. Siamo qua, salutiamo Ale dalla regia e... Mamma mia, ma che presentazione seria che hai fatto oggi. Siamo qui! Sono veramente emozionato. Complimenti. Salutiamo già i nostri amici che ci seguono da Instagram e Facebook e tutte le altre piattaforme che... E quali sono le altre piattaforme? Facebook, e, che l'ho già detta, YouTube e Twitch. Bravo, bravo. Sì. E Instagram! Beh, possiamo... Instagram l'avevo detto. Subito. Ah, possiamo spuntare dalla scaletta saluti iniziali. Okay. Aspetta. Okay. È spuntata, ok. Ma oggi, prima di partire, vogliamo dare qualche info. Vogliamo fare un po' di cultura. Sì, sì, vogliamo dare qualche info. Sarà, a voi. Sarà una puntata in generale, una puntata piena di cultura. Sì, 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 pienissima, come sempre. No, abbiamo deciso che d'ora in poi, tutte le domeniche, saprete cosa succederà, cosa è successo nel passato, quel giorno che sarà la domenica. E perché lo facciamo? Perché vogliamo informarvi, perché questa è Paper Info e l'abbiamo inventata noi 5 minuti fa. Capre del cazzo. Non è vero. Non provate a copiarci. C'è un lungo studio dietro per trovare il nome. Allora, queste appunto sono le nostre Paper Info. Esatto. In ordine cronologico partirei io dicendo che, se non lo sapeste, ve lo dico io assolutamente. Okay. Il 18 aprile del 1506 Papa Giulio II. Non lo sta leggendo. Tu c'eri? Io c'ero. No, perché ero lì con lui. Okay. Papa Giulio II posa la prima pietra della nuova basilica di San Pietro in Vaticano. Ok, il resto dopo è andato a fanculo. No, lui tipo... ha messo una pietra, dopo l'anno dopo l'hanno messo un'altra. Cioè, no, tipo come quando il titolare tipo fa la foto davanti al cantiere dell'edificio che dove verrà il suo ufficio. Però dopo se ne va a fanculo che non tocca neanche, lavora lui. Non si sporca neanche la giacca. Il Papa ha messo una pietra, dopo il resto chi se ne va. Il resto l'hanno fatto i suoi schiavi maledetti che li ha frustati. Credete in me, mettete le pietre, bastardi, così. Non parlare male del Papa, per favore. Assolutamente. Vuoi sapere la seconda info tu? Dai, voglio sapere. In ordine cronologico, noi abbiamo chiaramente nel 1938, sì. Ok? Siamo negli Stati Uniti d'America. Ok. Ed esce, allora, sul numero 1 della rivista Action Comics appare la prima storia del personaggio di Superman. Ehi, questa l'hai rubata a Comics Radio. Eccola qua. Ah, e guardate abbiamo... com'era bello. Non era purtroppo il primo, perché il mese di giugno, però... Ok. Però... Ma questo è il maggiolone dei Beatles? Ma dove si è schiantato Paul McCartney, capito? Cioè, ai tempi. Andate a riprendere la prima stagione dei Paperi Palindromi. Nel 38 Paul McCartney c'era, non no. È vero. No, no, era già vivo, poi l'hanno dato morto altre 5-6 volte. Giusto, sì, giusto. Sì, perché lui ha vissuto più di una vita, infatti adesso è alla quarta o quinta vita. Vai, è un gatto. Allora, stiamo facendo informazione, non facciamo disinformazione, no. Che dopo produciamo l'effetto contrario. Ok, allora continuiamo a fare informazione. Chi è che ha la prossima informazione? In ordine cronologico ci sarei io. Perché nel 1970, oggi 18 aprile, ritornava dallo spazio, dalla Luna, quella che doveva essere la terza missione lunare, quindi Apollo 13, che però ha avuto un guasto sulla Luna, però è riuscita a tornare a casa, è tornata a casa oggi. Comodo un guasto sulla Luna, se c'hai un meccanico lì di fianco... Hanno chiamato Ginger di San Martino in Rio a mettere a posto l'Apollo 13. Che non riesce a mettere a posto le bici, ma l'Apollo 13... Link in bio, ragazzi, per Ginger, codice sconto Paperi 10. E niente, in ordine cronologico, dopo ci sono io. E questa qui però è la più bella di tutte, cioè non esatto. Per scredicare, ragazzi, per scredicare festeggiamo a lungo perché oggi è un gran giorno nazionale. Oggi, ragazzi, è il Send Nudes Day. Un applausino. In cosa consiste? Cosa vuol dire? Allora, tradotto in italiano è manda dei nudi, delle foto nude. È il giorno dei nudini. Dei nudini. Esatto. Quindi, ragazzi, avete ancora due ore di tempo per mandare foto. No, tre ore sì. Per mandare foto nude asterisco a chi volete. A noi hanno solo due ore di tempo, non possono uscire dalla diretta. Dalle 10, quando finirà la nostra diretta, okay, potrete mandare foto di nudini anche se fate schifo. Non mi fotografate. E oggi è legale anche inoltrarne sul gruppo di Telegram. Anche di bambine e minorenni. Quindi mi stai dicendo questo? Vedo pornografia. No, non siamo in Portogallo, raga. Dai. Per oggi, tra l'altro, è anche consigliato. Mandarle sul profilo dei Paperi Palindromi su Instagram o su Facebook. Se volete, mandateci pure i vostri nudini che noi li giudicheremo. Li metteremo nelle storie con i sondaggi. Ci sta, però non censurati. È stato instaurato nel 2018 perché devo fare un po' di informazioni in più.
Cosimo, e prima cosa si mandavano secondo te? I vestiti, le polaroid, sand, no, li mandavano day. Nel giorno sbagliato probabilmente. Li mandavano perché solo il 18 aprile si possono mandare, non gli altri. Ah sì? Esatto, no, poi sai che più che altro li mandavano per posta, quindi ci mettevano un po' di tempo, era sempre fuori col fuori piccione, giorno. Col sì, piccione viaggiatore. Sì, sì, Simo, ti vedo che sei in diretta, mandaci i nudini, me li aspetto da te principalmente. Comunque, oggi però non vogliamo solo dare queste informazioni totalmente inutili, noi vogliamo parlare... Per me sono utili. Scusa, per tutti. Ok, no. So, a parte che uno non sapeva che oggi fosse il giorno dei nudini. Come fa? Vabbè, no, il giorno dei nudini. Metti che oltre i paperi palindromi, questa persona non si trova alle 10, non sa più che cosa fare. Ok. Sa che può mandare dei nudini. In vedi? Giro. O che può andare può a mettere la prima pietra sulla chiesa. Il giorno dei nudini. No, che c'è, non si può uscire, dai. Cosa? No, però lo sai che Papa Giulio II mandò un nudino a un bambino. No, comunque. A parte, ah, sì? È scritto. Allora, c'era scritto tutto, no, non ne parliamo più. Tutto questo, allora, ovviamente Papa Giulio II è un modo per andare a introdurre questo argomento di stasera. Diciamo che iniziamo, allora, volevamo parlare di questo argomento in un modo o nell'altro, no? È complicato. Quindi, entriamo dalla ruota, dalla porta, diciamo, di servizio, da dietro, non lo facciamo dalla via entriamo principale. Entriamo da dietro. Jack entra sempre da dietro, Jack entra sempre da dietro, intanto la Simo dice solo in privato, paperi, quindi grazie Simo, noi avremo i nudini della Simo, voi no, quindi vi mando questo. E niente. Quindi, vabbè, cioè, possiamo introdurla? Ci proviamo ad avvicinare diciamo, l'argomento più vecchio della storia dell'umanità, alla religione. Ok, proviamo, ma proviamo ad avvicinarci. Già sudando. Ehi, già sento. È un campo già minato. Sento certi cultori di alcune religioni. Okay. Li sento già intorno a noi, pronti a giudicare. Ma no, state tranquilli, parleremo di una religione diversa. Dalle diversa solite. Dalle altre, ok? So, guardate come sono attento con le parole perché ho paura molto di sbagliare. No, allora, una teniamo, parola al minuto, teniamo a dire stasera. Che, ci teniamo a dire che rispetteremo e rispettiamo tutte le religioni, ovviamente, esistenti. Non esporremo i nostri pensieri personali. Perché... In pausa ci asciugheremo il sudore che stiamo emanando in questo momento. È meglio non dire nulla, però... Amen. Prima o poi... No, scusa. No, no, io... Prima o poi volevamo parlare in un qualche modo, dovevamo arrivarci perché è un argomento talmente ampio che in un qualche modo dovevamo fare. Ok, ma tranquilli. Facciamolo quindi... capire con un dipinto, con direi, per sì, chi... Vai, Ale, mandacelo per favore. Vediamo se sapete di cosa si tratta questa foto. Chi lo sa lo scriva in chat. Se no, ve lo diciamo noi tipo adesso. Questo questo è l'originale. Qual è l'originale? L'originale questo. Sarebbe praticamente la raffigurazione di Dio... Che sì. Tocca, diciamo. Quasi. Quasi tocca Adamo. Il Adamo. Dito di. Ok, Adamo, no? Okay. Okay. Sì, non è invece, Eva, ma è Adamo. Invece, in questo caso abbiamo un piatto di spaghetti con due polpette. Che non sta... è un piatto. Devi descrivere. Allora, scusami. Stiamo parlando di religione. Abbiamo, è un argomento abbiamo importante. Un mostriciattolo. Un mostro. Un groviglio di spaghetti. Con al posto delle tette due spaghetti. No, non erano tette. Ah, no, quelle. Sono le guance. Guance, vedi non che vedi che guance. Sta sorridendo? Ah, è una lumaca a forma di spaghetto. No. Allora, è un groviglio di spaghetti con due polpette perché rappresenta gli spaghetti e la bolognese. Tipico spaghetto bolognese. Bolognese, come dicono all'estero, sì. Bolognese. Esatto. Con due occhi. Com'è che si chiama in inglese però questo mostro? Aspetta. Com'è che si chiama? Mostro. Sì, mostro. Flying spaghetti mostro. Monster, una sì, roba del esatto, genere. Esatto, comunque. Sono quelle tre parole anagrammatele voi, io non lo so precisamente, comunque così. Dovrebbe sì, essere sì, è quello. Letteralmente e, mostro di spaghetti volanti. Effettivamente esatto. Bello non è. No, non è molto carino, però è diciamo la raffigurazione del pastafarianesimo. Esatto. Okay. Okay. Cos'è il pastafarianesimo? È una religione... Nata nel 2005 okay, di in università. Ok, il nome del creatore non lo sappiamo. Oppure lo sappiamo? No, lo sappiamo. Adesso ci certo penso un John. Attimo. Tu continua a parlare, che io ci penso un attimo. Ok, e praticamente raffigura questa, cioè, diciamo, il culto verso la pasta. Quindi, gli spaghetti, no? Gli spaghetti di, precisamente. Esatto. E quindi cosa dire? Che cioè, è evidente, loro vanno a sostituire a quello che è l'onnipotente, l'onnisciente, l'immenso.
immenso. Dio? Lo okay. sostituisco. Mi è tornato in mente. No, ci hai pensato abbastanza. Si chiama Bobby Henderson. Era anche comunque... tu ci hai pensato. Non te lo volevo dire, però. Era per non nominarlo, ma hai fatto tutto tu. Quindi è andato a sostituire appunto Dio in questa raffigurazione con il Dio del pastafarianesimo, che sono questi spaghetti volanti con le, vabbè, esatto, con le palpette. Ed è stata creata da questo Bobby, ok? Grande un fenomeno, okay, posso dire. Un piccolo applauso a Bobby. Bravo, ha inventato bravo pezzo di merda. Non so perché ha inventato questa cosa. Oh, ma Ale, c'è la possibilità di essere denunciati da Bobby in persona? Secondo te ci potrebbe ascoltare Bobby? Ok. No, noi stiamo facendo comunque sempre informazione. Sì, sì. No, no, niente. No, chiedo perché così a parte so il cosa di merda che ho no, io intendevo Jack. Ah, okay. Assolutamente sì. No, no, non intendevo assolutamente lui. Chi era Bobby? Chi era Bobby? Cosa? È uno studente dell'Università dell'Oregon. Oregon. Okay, che durante delle lezioni che dovevano in teoria essere laiche, ok? E in realtà introducevano anche argomenti che riguardavano la Chiesa. Una delle religioni molto diffuse in America, esatto, il creazionismo. Okay. Sì. Lui si è rotto il cazzo. Si pose la domanda, ma allora perché io non posso inserire a lezione la religione in cui credo io? Sì. E si è inventato questa religione, inventato, in realtà poi le origini sono molto più... molto note, esatto, molto più famose, sì, e conosciute. Molto più famose, veritiere di quelle di altre religioni. Però Bobby ha deciso... Però, e quindi che fatica, ragazzi. È lunga. Ad incastrare in questa... E quindi si è rivolto al rettore per poter introdurre appunto a lezione questa... Il pastafarianesimo. Esatto. Il pastafarianesimo. L'etimologia, quindi... Jack, di pastafarianesimo. No, non è un'etimologia. È che volevo proprio citare la pagina di Wikipedia, che è bellissima, perché dice... Andatela a vedere, ragazzi, è poesia quella, sì, pagina. Sì. Quando descrive la parola pastafarianesimo, dice che è una parola macedonia di pasta, sì, e rastafarianesimo. Non una parola unita. No, loro dicono pure macedonia. Per cioè, gli danno anche credito a questa merda col cibo, fanno tra giochi di parole su Wikipedia. Tra l'altro, ci tengo a dire a tutti quelli che in questo momento stanno offendendo questa religione, non fatelo assolutamente, perché i pastafariani potrebbero veramente tanto offendersi. Perché questa religione viene considerata religione a tutti gli effetti. È iniziata come un'allegoria, diciamo, una presa in giro della religione principale, ma a tal punto che è diventata una religione a tutti gli effetti. Quindi adesso ci sono appunto i cultori o comunque i follower del pastafarianesimo. Follower? Veramente hai detto follower? Si chiamano i pirati. I pirati dei... È vero, esatto. E dopo questa, spiegheremo anche questa perché. Cosa la, esatto, spieghiamo, ma io non so. Hanno delle teorie molto particolari, sì, c'è da dire. Però in due stati è diventata religione, cioè è considerata religione. Esatto, dove però? In Olanda e in Nuova Zelanda in questo momento. E sono, diciamo, due stati abbastanza liberali. Aperti e liberali. Sì, beh, praticamente in Olanda basta dire, non so, sei qualsiasi cosa. Ragazzi, sono uno stupratore. Ah, accettato. Cioè, capito? È una cosa del genere. Usano la psicologia inversa. Sì, quando lasci troppa libertà. È vero, fine, è vero. Quando chiudi, vedi adesso che ci chiudono in casa. Dopo la gente vuole uscire sempre. Se invece lasci libero... Beh, effettivamente anche con l'erba comunque fanno così loro. Nel senso, giusto, che legalizzandola, in realtà quelli che ne fumano meno sono proprio gli olandesi. Sono, esatto, più i turisti che fumano. Esatto, però. In Olanda, e poi soprattutto diciamo che vabbè, lo fanno anche per un fatto di turismo e anche perché comunque, diciamo, legalizzando anche la qualità, diciamo, si alza e togli, diciamo, un po' quella criminalità. Esatto, puoi controllare il mercato, criminalità, e poi comunque sono soldi nelle casse dello Stato. Quindi non so cosa stiamo aspettando a legalizzarla, lo dico solo perché legalizzare il pastafarianesimo, diciamo. Sì, anche volevi proprio niente, vogliamo quindi accettare questo, cioè tu l'accetteresti? Ma per me ognuno può fare quello che vuole. È chiaro che non la seguirei. Quindi tu pregheresti un piatto di pasta volante. Beh, quelli fatti da me. Si può fare. Speriamo che non siano volanti. Se li fate incazzare, diventano pure volanti. Si può fare la preghierina iniziale quando ti arriva il piatto, sai, quando siete tutti insieme bambini. Non voglio dire nulla perché ma mi voglio... stavo, e io mi stavo chiedendo invece, cioè, nel senso, io quando tipo ho molta fame dico mi mangerei anche il piatto. È una bestemmia per un pastafariano? Perché magari dici la pasta, no, non mangi pure alla fine piatto. Loro non mangiano carboidrati, mangiano pasta, perché sarebbe una bestemmia. Non lo so, questo rispondeteci voi nei commenti. E voi invece, scusate, seguireste il pastafarianesimo?
No, io personalmente mi dispiace, ma farei molto fatica a seguire una religione così. Quanto? Scusate, no, io aspetta, scusate, no, okay. Stavo leggendo intanto in chat sta succedendo. No, perché sì, parlano tra di loro, esatto. Flirtano, non lo so, abbiamo, cioè, appena nata una coppia in chat di Instagram, sì, esatto. Quindi se siete single, ragazzi, entrate, installate Meet. Ma per i palindromi anche questo, ragazzi, esatto, non esiste più Tinder o altro, venite sulla chat di Paperi Palindromi e fatevi i cazzi vostri, a quanto pare, invece di seguire la nostra diretta. Scrivete quello che volete, quello che cercate, tanto c'è qualcuno altro. L'app di incontri, Paperi Palindromi. Esatto, tanto siamo così tanti che in diretta dico che chiunque può conoscere chiunque. Vero, esatto. Vero. Come Facebook Dates, lì, com'è che si chiama? Dating, tipo, che è il nuovo Tinder di Facebook, che tipo, non lo so, vuole fottere il lavoro agli altri, però ha molti più dati di tutti gli altri, un po' di più. Delle piattaforme. Ha anche molti più utenti. Un po' di più. Esatto. Basta, Facebook, io basta. Non mi sono ancora iscritto solo per il motivo che ho paura che ho paura di trovare tipo mia mamma, capito? Che, che tipo sta cercando un uomo, mamma, per favore, non usare Facebook Dating. E intanto, Meeting. Grazie Barbie, ci saluta, io ti saluto anche a te, la Sabri altri, dice che è colpa di Lode, Lode esci da questa diretta in questo momento, non ci servi. Vabbè, quindi tu preferiresti che tua mamma fosse su Facebook Dating o che fosse una pasta fariana? Una pasta fariana. Ah, addirittura. Sì, perché probabilmente a quel punto lo sarei anche. Ma loro poi, cioè, come tu dicevi, mi mangerei anche il piatto, magari una bestemmia, però loro la mangiano la pasta secondo te? È chiaro. Però principalmente è tipo, scusate, è una domanda. È tipo l'ostia. Ah, può essere, infatti, secondo me è quello che intendeva. Però anche. Tutte le domeniche mangiare un piatto di pasta alle 10 del mattino è dura comunque. Cioè. Arrotolano lo spaghetto con la forchetta e poi ce la mettono in bocca. Così, lo buttano tutto dentro così, no? E con anche le polpette intere, che sai che là fanno tipo le polpette grandi così negli spaghetti alla bolognese, che è un po' esagerati. Ma poi sono abbastanza brutte da vedere gli spaghetti alle polpette. Sì, sì. Io, raga, vi devo dire. Americani. Io purtroppo non sarei un pastafariano semplicemente per il fatto che sono andato a Dubai e ho detto assaggiamo gli spaghetti alla bolognese. No. Ho mangiato gli spaghetti alla bolognese a Dubai. E sei vivo? Ed erano plastica. Quindi semplicemente non erano pasta. C'era scritto PVC sopra. Sì, erano fatti in PVC e niente, riciclabile. Quindi semplicemente non erano pasta, quindi ero tranquillo, ho detto no, io non l'ho mangiata la pasta. Okay. Io ho mangiato la plastica. Coscienza pulita. Tra l'altro, tornando sempre sul pasta farianesimo, ormai è diventato talmente di culto proprio, è talmente importante, conosciuto, che viene proprio, ci sono proprio gli insegnamenti sul pasta farianesimo. Vedi, ci sono appunto regole che dopo vedremo, ci sono comandamenti che dopo vedremo, se rimanete con noi e siete curiosi di questa cosa dopo lo vedremo, ma che, comunque a proposito di giochi di parole, non si chiamano comandamenti ma si chiamano condimenti, esatto. Raga, sono dei geni per me. Hanno qualche spunto veramente geniale, per questo motivo io non li prenderei troppo in giro, perché loro dicono comunque che la cosa è seria. Potrebbero creare le anatre palindrome per prenderci in giro. Non lo possono fare per il semplice fatto che dopo io a quel punto mi scateno io ed è finita. Capito? Ah, cosa fai? Poi c'è il motivo perché ci chiamiamo Paperi Palindromi, che i nostri follower, ragazzi, mi hanno fermato in strada l'altro giorno per dirmi: per piacere, ditelo in diretta, avevate detto che 100 follower lo dicevate, invece non l'avete detto. Invece abbiamo detto qualcosa, esatto, l'abbiamo solo introdotto. Abbiamo dato qualche piccolo spunto iniziale. Ragazzi, abbiamo detto i prossimi 200. Diciamo qualcosa di più, qualcos'altro, 300 qualcos'altro. Speriamo di avere così tante cose da dire da arrivare almeno a 1 milione. Ancora, e ogni 100 dire 100 qualcosa. 100. Andiamo a lettera per lettera dopo della frase. Dopo, alla fine delle puntate, ti segni la lettera che diciamo. Esatto. E comunque, non mi fermate più in strada, per piacere. Non lo dico, mi dispiace. Esatto. E basta anche con le foto. Ma avete rotto il cazzo. E non legatelo, per favore, anche perché, cioè, se lo legate, i segni, raga. Cioè, basta. E lo frustate per farvi dire le cose. Veramente. Ma e niente, ragazzi. Intanto, salutiamo Caba, che è entrato in chat per la prima volta e ci saluta. E dice, sì, e di dice, solito no, sono realtà, dall'altra parte, però. No, in realtà non saluta proprio tutti, saluta soprattutto te e ti chiama Luis, come in onore di Luis Sal. Siete uguali. Sì, visto che ci assomigli. Guardatelo, vedetelo adesso in paragone. Esatto. Che a Muschio Selvaggio sto di là, invece qua. Esatto, vero. Chi soprattutto pensa che sia uguale a Luis, lo scrivo qua sotto, perché siamo molto interessati al parere di tutti, anche se sappiamo benissimo che è così. Esatto, anche i miei migliori amici mi hanno diseredato, mi hanno detto: sai che assomiglia a Luis? No, sarà lui che assomiglia a me, che ho conosciuto prima, scusa. È vero. È quello. Perché uno che conosco da una vita deve assomigliare per forza a qualcuno? Un pastafariano dovrebbe sembrare uno che crede in qualcosa veramente.
capito? Però tu, allora, Fanto, se ti trovassi davanti un pastafariano, no? Convinto però, proprio sì. Uno che per lui è una religione e prega gli spaghetti e crede nel culto degli spaghetti, no? Dopo sì. Aver riso, cosa dici? lo tratterai esattamente come un cristiano. Ok, basta, chiuso, posto, andiamo avanti. Cioè, no, non lo sai, andiamo però avanti. Non lo sai cosa gli dico a un cristiano. No, infatti. Ok, no, solo allora, per quello, per mettere un po', cioè, diciamo... Il dettaglio è che non li ho offesi, però semplicemente gli direi le stesse cose. Ok, va bene, perfetto. Allora, sì. Visto che abbiamo tante cose da vedere dopo, io direi che potrebbe essere anche arrivato il momento di andare in pausa. Ok. Tu cosa dici? Noi vogliamo... Sì, noi possiamo andare in pausa. Mi raccomando, rimanete connessi perché dopo arriva la parte bella della puntata. No, questa non era la parte bella, mi dispiace. So che siamo bravissimi, ma la parte dopo è ancora meglio. Esatto, e quindi prego, puoi introdurre. Ok, noi vogliamo andare in pausa con una ragazza direttamente dalla Sicilia. Lei si chiama Francesca Gatto e in arte Daniel. Il suo strumento è il pianoforte e noi vogliamo farvi sentire il suo riarrangiamento con Nunzio Failla alla batteria di Particles. Lei appunto ha 19 anni, l'ho già detto, e suona e canta da quando ha 5 anni, quindi noi però, siamo in fermento, vogliamo ascoltarci questo pezzo risuonato da lei che potete trovare su YouTube. Scrivetelo bene perché se non l'ho trovato. Di rivedere anche lei, visto che ci siamo incontrati solo una volta, purtroppo. Questa era Particles dei Nothing But Thieves. E lei era Daniel e Nunzio Failla alla batteria. Complimenti ragazzi, per la voce avete spaccato. Una voce delicata, come ha scritto una nostra ascoltatrice, voce dolce e fantastica esibizione. Quindi complimenti da tutti quanti, grande, e noi possiamo andare avanti perché abbiamo un sacco di roba da dire. Purtroppo sì. mi dispiace, cioè vorrei che questa canzone fosse durata tipo un'ora, però niente, dobbiamo parlare per forza del pastafarianesimo, quindi parliamo di sta cacata e andiamo avanti.
Let's go. Ma solo il pastafarianesimo è una cagata. Sì, non sì. Tutte le altre religioni, ovviamente. Neanche quella. Come ti permetti? No, scusa, non volevo dire. Assolutamente, anche perché allora, non la prendono molto. Infatti. Allora, dobbiamo dire delle cose in particolare. Ovviamente il pastafarianesimo come dicevo prima, è considerato una religione vera e propria, no? E come ogni religione che si rispetti, anche il pastafarianesimo vuole farsi rispettare. Chiaro. E quindi presenta dei codici di condotta. Dei codici di condotta, partiamo appunto dal primo che mandiamo. Ah, mandiamo. Sì. Sì, questo è poi, vabbè, questi sono i codici. Niente. Aspetta, no, i codici di condotta partono da questo. Le preghiere terminano con la parola ramen invece che amen. Cioè, il ramen è una varietà di spaghetti. Hai capito? Ok, quindi loro invece che amen dicono ramen. E quindi tu prima hai sbagliato quando mi hai detto amen. Dovevi dirmi ramen. Ramen, scusami. Ma loro vogliono comunque visto che ti contenevi, non volevi spoilerarlo. No, però. Volevo farlo vedere, cazzo. Adesso è arrivato, grazie alle. Ok, lo aspettavamo sullo schermo, ma... E comunque loro si considerano una religione... Cioè, come tutte le altre, poi hanno... andiamo avanti. No, perché loro seriamente hanno preso seriamente. Sì, così seriamente che devono fare i giochi. Io in realtà avevo, cioè, nel senso, ok, questo qua perché si parla di pasta così. Però non lo so, se fosse una religione basata sulla carne, non so cosa dice uno salamen. Non lo so, per dire, cioè, mi sta venendo in mente qualsiasi cosa. Cioè, allora a quel punto lì scherziamo su tutto. Poi loro vogliono essere presi sul serio. Però invece di dire amen, dicono però, ramen. È giusto fare. Cioè, ma inventate una parola voi. Ma cioè. No, tu devi capire che questa religione nasce come una presa in giro per la religione effettiva, no? E dopo sono le persone che la prendono. Questo dove l'hai sentito, scusa? C'è scritto l'ho appena letto. Lo dico io non dico niente, però appunto, se nasce come un'allegoria della religione, magari del cristianesimo, è giusto fare magari questi, tra virgolette, giochi di parole. Poi se le persone la prendono seriamente e dicono davvero ramen alla fine delle loro preghiere, è lì un altro discorso. Ramen, preghiamo? Ramen. Ok, no, ci perché... Sta. No, però deve essere carino, però c'è un altro codice... comunque amen viene magari da lontane ricerche di parole, oppure comunque è una parola inventata. Anche voi non è che prendete una parola già esistente in un'altra religione e la trasportate nella così, in modo molto ironico nella vostra, capito? Vero. Perché se no non ha senso. Allora cosa? Amen non è inventato. Ramen ho capito, però ti sto dicendo. No, io ti sto dicendo, loro ne dovevano inventare una, capito? Apposta. Invece che amen, allora anche perché l'altra... Ci sta però, se loro celebrano gli spaghetti e finiscono con ramen. Ma non ha senso fare un gioco di parole su una parola esistente in un'altra religione. Lo so, è quello che ti sto dicendo. E invece è un gioco di parole con amen, è quello che non dovevano fare, capito? Io ti sto dicendo il cristianesimo alla fine della loro preghiera loro dicono amen, che vuol dire io credo, quello che vuol dire, no? Però è ramen non vuol dire esatto, così sia. Ok, però nel senso ramen non vuol dire niente, ramen è semplicemente un gioco di parole su io ci credo in sì, non vuol dire così sia. Quello è il punto. Nel senso, cosa diresti però in spaghettoso per dire così sia? Cosa? Non lo so, inventati una cazzo di parola, non lo so, farina di grano, duro, non lo so, ecco, di qualcosa. Ecco, vedi, questo è bello, però. Tipo la preghiera, ok, preghiamo al nostro Dio spaghetto gigante con due polpette al posto delle tette. Capito? Quello deve essere senso, è vero, io... dai, su questa cosa. No, perché dopo loro, tra le cose sopra che abbiamo letto, c'è il fatto che loro si vogliono prendere sul serio e non assolutamente, però non c'è nessun... Se la parola ramen l'ha inventata il nostro Bobby, no? Quando ha inventato questa religione come una presa in giro, è giusto fare anche dei giochi di parole per prendere in giro la religione, cioè il fatto che veniva insegnata la religione, questa cosa qua. Okay. Quindi se nasce come presa in giro e poi dopo c'è chi la prende sul serio, prende quello che è già stato scritto da qualcun altro che l'ha creata. Ma va bene, va benissimo, però allora a quel punto dillo che sei uno scherzo, dillo che stai perculando tutte le religioni, sì, invece che dire no, noi la prendiamo seriamente e pregano davvero, e c'è anche una chiesa in Italia del pastafarianesimo, sparite dalla faccia della terra, sì invece, state sui coglioni, invece sì. È finita, chiudo scusa, la radio Dio domani. Pasta, scusami, Dio spaghetto gigante. Domani chiudo la radio, andiamo avanti perché ovviamente i codici di condotta non sono finiti qua, ne abbiamo un altro, per fortuna. I seguaci sono tenuti a indossare un vestito da pirata, e qui ritorniamo al fatto che vengono chiamati pirati. Okay. Nel 2007 Brian Killian
uno studente di un istituto della Corea, della contea di Bunkube, della Corea del Nord, venne sospeso perché indossava indumenti pirateschi. Killian si oppose alla sospensione sostenendo che tale provvedimento fosse una palese violazione del suo culto. Quindi anche questo è nato per caso, in realtà. Il fatto che vengono chiamati pirati è nato per caso, perché uno studente non voleva però farsi sospendere. C'è una... aspetta, però c'era quella cosa però dei pirati che tipo Bobby, il creatore della religione, pensava, cioè tipo diceva che, non so perché, aveva quell'idea strana che diceva tipo, da quando non ci sono più i pirati, tipo l'inquinamento, quello, i terremoti, gli uragani sono aumentati. Quindi i pirati sono buoni. I pirati sono good e i terremoti sono bad. No, ma poi facciamo... diciamo, sono uno contro l'altro. Cioè, lui diceva proprio che, cioè, il numero è proprio... No, ma a parte sì, che esatto. Le due cose sono ovviamente correlate, perché pirati e disastri naturali si sa che sono correlati. Ma poi ricordiamoci cosa sono i pirati. Sono dei ladri del mare. Cioè, erano semplicemente delle persone che giravano nella loro barchetta insieme e andavano a rubare dalle altre barchette degli altri poveri cristiani che lavoravano, capito? No, poveri cristiani. No, poveri pastafariani che lavoravano, capito? Quindi, e poi non è vero che i pirati non ci sono più, cioè non ci sono quelli con le gambe di legno e la benda sugli occhi, però no, sono però quelli con gli AK-47 oppure o quelli che piratano i film sul web, vedi? Navigano in un altro modo. Cioè, capito, ma quelli lì non c'entrano niente con i terremoti. Comunque non so come, cioè, nel senso, tipo le navi comunque ci sono e sono ancora più di prima, ma perché proprio i pirati dovevano essere, cioè, più pirati uguale meno. Comunque non ha un cazzo senso, appunto, niente, torniamo per dare, un significato esatto, un simbolo a questa religione, esatto. Quindi gli adepti si chiamano pirati, vengono chiamati pirati, esatto, okay. sono invece che i cristiani pirati, anche grazie appunto all'aiuto di questo Brian Killian, che appunto ha usato questa scusa per non farsi sospendere, magari era davvero un pastafariano, chi lo sa. Ok, chi è interessato? Intanto Fabri dice conobbi tutto grazie a Doom and Destiny, grazie per i feels. È un videogioco, giusto? Okay, penso di sì, o qualcosa di scritto. Comunque, andate, se siete interessati a questo argomento ignobile, andate pure a scoprire cos'è Doom and Destiny, per favore. E niente, possiamo continuare la terza. No, possiamo andare avanti. Allora, diciamo che in realtà un altro codice di condotta che vi diciamo noi così sul momento è che, ovviamente, essendo una religione, anche questa religione, come dicevamo prima, ha dei comandamenti che vengono chiamati condimenti. Ecco. E noi ne abbiamo vogliamo essere presi seriamente. Sì, ti ho detto che voglio essere serio. E noi i comandamenti li chiamiamo condimenti. Ovviamente noi ne abbiamo presi alcuni da farvi vedere, ne abbiamo presi quelli un pochino più carini, perché gli altri non erano... Ce ne sono poi 8, non è sì, che sono 8, tra l'altro sono 8 e non 10, anche questo è un po' sbagliato. Perché è la loro religione, loro decidono quanti comandamenti fare, non è che... L'unica cosa che hanno fatto diversa è quello del numero dei comandamenti, invece che cambiare ramen È che lì avevano finito la creatività, perché ti dico la verità, questi comandamenti qua sono molto creativi, molto più creativi del nostro programma intero. Forse perché troppi condimenti in un piatto di pasta, dopo stona, la pasta fa schifo. Mamma mia, facciamo un applauso a quest'uomo che praticamente è diventato un pastafariano oggi, ragazzi. Complimenti, bravo, grande. Bravo, allora, diccelo subito, se sei pastafariano vai semplicemente fuori dai coglioni, più lontano dalla mia vista, vecchio. Ramen. Però devi dire, io preferirei condimenti. Non ti sentiamo, Albi. Si è staccato il canon. Sì, no, non ti sentiamo ancora. Prova. Sì, ora ci sentiamo. Stavo dicendo, devi dire, prima di fare un'offesa o di dire quello che vuoi che gli altri facciano, devi dire: io preferirei davvero che tu facessi o che tu evitassi. Ah, perché cominciano questo... tutti così? Sì. Ah, ok. Perché non vogliono opprimere il loro... Preferirei il che prossimo, tu... il prossimo io preferirei esatto. Davvero che tu evitassi di fare questo e quell'altro. Sì, esatto. Sono proprio sono chiamati così, sono comandamenti che si chiamano io preferirei, cioè, invece davvero di dire che tu evitassi. È vietato o è obbligatorio, loro dicono okay, io preferirei dopo... che evitassi. Quindi in dopo un certo avere... senso ah, vai. È una religione anche più blanda rispetto a quella. Sì, esatto, perché là tipo non desiderare la donna ad altri, no? Invece loro preferirei ti vedo liberale, che tu evitassi. Ti vedo ferrato io sono ferrato. Il problema è proprio perché sono così ferrato che poi ho deciso, diciamo, di percorrere la mia strada. Comunque io preferirei che tu evitassi di rompere i coglioni e di farci continuare con questo, no? Dai, andiamo avanti. Dopo, alla fine di questi qua che leggiamo, io dico io cosa preferirei davvero che loro evitassero. Va bene, dopo ce lo dici. Intanto andiamo con il primo che abbiamo scelto per voi,
che in realtà è il secondo comandamento, come potete vedere, esatto, appunto dal condimento condimento, scusate, okay, non sbagliare, è importante. Io preferirei davvero che tu evitassi di usare la mia esistenza come motivo per opprimere, sottomettere, punire, sventrare e già lo sai essere meschino con gli altri. Io non richiedo sacrifici e la purezza è adatta all'acqua potabile, non alle persone. Vedi, meglio che loro fanno ironia nei loro condimenti, cioè è strano. Fa già ridere. No, però sai che è molto carino questo. Cioè, questo bella, mi è piaciuto, è giusto, molto. È per dire, è molto family friendly, no? Sì, sì, sì. Raga, ma quanto è bello il nostro sfondo, quello che mettiamo sotto le immagini. Cioè, almeno un credit per quello. Chi l'ha messo? Il cielo stellato blu e rosa. Blu e rosa, esatto. Chi l'ha fatto? In questo caso l'ha fatto Albi, però il... lo sfondo non mi ricordo. No, è vero, lo sfondo l'hai fatto tu. Lo sfondo l'hai fatto io. È chiaro. Fa finta di non ricordarti quanto sei umile. Vuole farselo dire. Occhio, sei un passafariano. Della foto di stasera, non l'ho fatta io, però. Io preferirei davvero che tu evitassi commenti di casarti. Allora anche il logo, raga, l'ho fatto io. Ha fatto tutto lui, ragazzi. Siamo qui solo per merito suo, anche perché lui conosce direttamente il proprietario di questa radio. Non lo volevamo dire, siamo dei raccomandati di merda. Non saremmo mai qua, esatto. Ragazzi, va avanti solo così. Esatto. Sì, sì, assolutamente. E dandovi il culo che io ho già dato. Stavo per dire appunto che Ale ha dato una fetta di culo, in realtà. Commenti su questo primo vorrei che tu evitassi. No, per me è molto carino, te l'ho detto. Giusto. Per me. E poi, vabbè, ha fatto giusto anche dire il fatto che la purezza è l'acqua potabile non alle persone, perché alla fine chi è puro, no? Vero. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, voglio vedere quante. Ma questa è un'altra religione? No, era per dire che loro stanno convertendo, cioè stanno cambiando questa cosa, nel senso che nessuno di noi effettivamente dopo un anno di vita potrebbe scagliare la prima pietra, chiunque. Però diciamo, diciamo che la cosa mentale di quel scagli la prima pietra chi è senza peccato era proprio quello, cioè nel senso che nessuno è senza peccato. Okay, okay. Nessuno si può permettere di giudicare. E allora perché nessuno? La sposa deve andare con l'abito bianco perché deve essere pura? O i bambini al battesimo devono avere il vestito bianco perché si purificano dai peccati. Raga, ma sto pensando, mi è venuto adesso, ma perché non facciamo noi una nostra religione? Paperi palindromi. Sì. Il paperonesimo. Sì, sì, il paperonesimo. Oh, raga, dobbiamo farla. Io ho già in mente i miei condimenti, comandamenti, paperesimi. Allora vedi che anche tu copi. Coglione. Bobby è vecchio, è un genio per me, però l'unica cosa che ha sbagliato è dire che questa cosa è seria e va presa seriamente apposta. Vecchio, questo ha sbagliato lui, perché, oh, vecchio, creare qualcosa nel 2005 e diventare famosi così, sono neanche Tesla, non lo so, per dire, cioè, non lo so. Ma secondo me sono più i seguaci che l'hanno resa, certo. I pirati che l'hanno resa seria. Lui magari subito sul momento l'ha fatto così per fare il cazzone. No, sa? Lui era serio, però era una protesta. Siccome era una cosa nata per protesta. Sì, per protesta, esatto, protesta, era una cosa contro... seria, ma nata per protesta, non tanto per creare la religione, ma per far vedere che c'era qualcosa che cozzava, no, in quel sistema. E quindi ha detto, vabbè, facciamo sta cosa seriamente, ma non per creare la religione in sé, ma per far vedere che c'è un errore. Esatto, di fondo. Ovviamente poi la gente ci va dietro e da lì nascono appunto le religioni in questo modo. Esatto. Ops. Ma non volevo dirlo. Sei da censura, vecchio, non hai capito. Qua lo sai che devono censurarci. Infatti è la prima e l'ultima volta che parliamo. Stavo già toccando il cane. No, era la prima e l'ultima volta che parliamo di religione, soprattutto in modo negativo. E adesso abbiamo tu ne stai parlando in modo negativo. Volevo anche fare questo annuncio. Io non sto dicendo niente di male. No, infatti, ma neanche io. Volevo fare questo annuncio, ragazzi. Nessuno parlerà più male di fanpage. Nessuno parlerà più male di fanpage perché adesso ci sta simpatica. Amici. Ho scoperto che ci sta simpatica assolutamente. Fai schifo. Solo perché adesso Live is Life Network collabora con una trasmissione. Esatto. Ci terei ricordare che l'ha sempre offesa soltanto fanpage. Non è vero, non assolutamente. Paraculo. Guardate questi, ma tanto nessuno ha riguardato le nostre puntate, non lo sa. È vero. Andate a rivedere ancora online. Appunto, su YouTube e anche su Spotify. Non le va a rivedere Jack, vai tranquillo. Ho tagliato tutte le ispezioni dove offendiamo fanpage. Quindi nel caso li userò contro di te in tribunale quando fanpage mi denuncerà. Ma adesso non mi denuncia perché siamo amici. Oh no, amore. Oh no, lo sai che allora al mattino possiamo anche collaborare. Se vuoi che io faccia un programma per te al mattino, basta non darmi i tuoi titoli di merda.
li rifai tu, li fai iscritti sì, tu. Sì, sì, li scrivo io a mano. Ma i tuoi non potrebbero non essere clickbait come i suoi. No, no, io, un copywriter. Io sono un copywriter, già cazzi. Sai che okay. Sono molto meglio. Scrivi le canzoni. Vero. Anche. No, io non scrivo canzoni. Se le scrivessi sarebbero sicuramente meglio delle regole del pastafarina. Ok. Andiamo avanti. Mi state facendo scaldare, ragazzi, vai, veramente. No, leggila così. Ok, quindi noi facciamo andare il quinto comandamento a questo punto, che è: io preferirei davvero che tu evitassi, parli sta cazzo di cosa, di sfidare a stomaco vuoto le idee odiose, bigotte e misogene degli altri. Mangia e solo dopo prenditi con gli stronzi. Era censurata apposta e tu la leggi. Con gli stronzi? Era stronzi, secondo voi? Secondo me sì. Potrebbe essere con gli scoglioni. Con gli scoiattoli. Con gli scoiattoli. Con gli spaghetti. Ah, forse spaghetti. Quindi hai visto che però com'è delicata, come sì, ma vedi, a stomaco vuoto. Che cazzo l'ha scritto? È il clown della corte. Devi mangiare gli spaghetti prima di andare contro qualcuno. Alla bolognese, tra l'altro. Alla bolognese. Loro mangiano solo quello, tra l'altro, secondo me. Cioè, non hanno altri tipi di pasta. Loro, cosa mangiamo stasera, amore? Spaghetti alla bolognese stasera. Gli spaghetti numero 5 della Barilla e gli spaghetti della Boilella. Della De Cecco. Ah, pubblicità, ragazzi, pagateci per piacere. Non ci pagheranno mai. Comunque no, questo qua invece era molto carino, appunto... Perché va, tra l'altro va proprio contro le idee odiose, bigotte e misogine. Direi che ci loro... sono tutto il quadro completo. Loro quindi non sono bigotti, quindi loro. Cioè, se tu a un pastafariano offendi, diciamo, cioè non offendi, dici la tua, lui non ti romperà il cazzo. No, in teoria no. A meno che non gli offendi per un'ora intera. Prima andrà a fare un piatto di pasta. Ok, dopo può farlo, perché a stomaco dopo, pieno lui... ti sarei già dimenticato. E lui pure. Esatto. Vi guarderete una serie su Netflix sul divano insieme. Poi sei meno nervoso. Almeno io quando mangio sono meno nervoso. E non poi so comunque voi. Non è cattivo. Però se gli offendi la religione per un'ora intera di fila in radio, secondo me un pochino potrebbe irritarsi. Ma non so chi l'abbia fatto fino infatti. Comunque, quindi, nessuno offende nessuna religione. Mi stanno tutti simpatici, soprattutto loro che hanno delle bellissime regole. Possiamo leggere la sesta e ultima regola io preferirei che tu evitassi. Ricordiamo che sono 8. Se volete andare a vedere le altre 5 che noi non abbiamo portato, guardatele da soli, che le guardate da soli, perché comunque basta. Non ok, la legge alle questa, mi piace che la leggo io. Vai. Io preferirei davvero che tu evitassi di erigere chiese, templi, moschee, santuari multimilionari in onore della mia spaghettosa bontà. Perché tali soldi potrebbero essere meglio spesi per... Fai la tua scelta. A. Cazzo, sono il milionario. Chi vuole essere milionario? È il quiz. A. Sconfiggere la povertà. No, Jerry. B. Curare le malattie. C. Vivere in pace, amare con passione e ridurre il prezzo delle pay TV. Cioè, io non so. Chiedo l'aiuto da casa. Posso... Ah, non è finito. Vai. Posso anche essere Posso anche essere un essere onnisciente dai carboidrati complessi, ma apprezzo le cose semplici della vita. Dovresti saperle, no? Io sono il creatore. Cioè, questo testo è più interattivo di un bambino di un libro per bambini da 5 anni. Non lo so, te lo giuro, vecchio. La mucca fa tipo, dovresti saperlo, no? Io sì, tu. Cioè, capito? Troppe scelte lasciate al credente. Sì, veramente. Però buono. Quindi cosa scegli? A, B o C? Rispetto alle altre religioni, buono, mi stai dicendo? No, io ho detto rispetto a queste. Tantissime scelte lasciate, capito? Ah, no, visto che Albi si dissocia sempre. A, B o C? Scegli. Le rileggo? Dai, sconfiggere la povertà. Non è vero, curare le malattie. Una pay TV, raga. Io direi pay TV. Ridurre il prezzo delle pay TV. Sì, sì. Già smettiamo in 4, lo prendiamo da Together Price là. Allora, però questa cosa è bella perché dice che non vuole che vengano eretti chiese, templi, moschee, santuari. Però, però in Italia sappiamo benissimo che c'è una chiesa. In Italia sono sempre bastian contrario, quindi dobbiamo fare le cose al contrario. Tra l'altro è bellissima la frase, la mia spaghettosa bontà. Sì. Sì, ma perché loro tipo gli adepti sono convinti di essere stati toccati da un spaghettoso braccio. Esatto, dal tentacolo. Sì, esatto, cos'è che dice? Sì, praticamente chi ci crede è stato, diciamo, toccato da questa religione in prima persona, perché lo spaghettoso tentacolo del dio spaghetto alla bolognese l'ha toccato. Ma nel sogno o nella realtà? No, è tutto reale. Tutto reale, proprio si è alzato dal piatto, l'ha guardato. No, cazzo, è stato un film. Sì, sì. L'ho visto che mi stavate guardando. Ho deciso di interpretarlo. Volevo leggere a tutti quanti una cosa prima di andare avanti, che secondo me è molto importante, cioè è molto carina.
che riguarda questi comandamenti è che vennero denominati appunto condimenti dai pirati della sua ciurma. È già questo favore. Però mi ricorda un certo capobranco di paguri. È un riferimento. Sono il capobranco dei miei paguri. È un riferimento al film La pazza storia del mondo di Mel Brooks, in cui Mosè, che aveva ricevuto in origine da Dio le tavole di pietra con i comandamenti veri e propri, per errore ne fece cadere una a terra, sbriciolandola e lasciando così ha perso due comandamenti. Sì, esatto, praticamente ha perso due comandamenti. Ah, perché nel senso, ha perso dei comandamenti, ne erano rimasti 10, e quindi in questo caso è un riferimento al fatto che sono meno di 10. Ah, sostanzialmente. Okay. Era la scusa, cioè per giustificare. Esatto, sono 8. Il fatto che è un riferimento a un film. Due. Esatto. Anche qui hanno copiato dal film. Sì, sì, sembriamo noi che giochiamo all'escape room ieri sera, che quando facevamo gli errori. Sì, ma questo palleggiamento lo sapevamo. Se nel caso. L'avevamo capito. L'avevamo capito, quindi non segniamo errore, andiamo avanti. Questo facevamo ieri sera. Fino alle 2 di notte invece che preparare questa puntata. Si vede che siamo impreparati. Non è vero. No, in realtà io credo che stiamo andando molto bene, perché non è finita qui. E cosa c'è ancora da dire? C'è ancora altro, ragazzi. Okay. Perché cosa succede? Che ovviamente come religione. No, come fai dopo tutto quello che abbiamo detto, come fai a non essere convinto a diventare un pastafariano? Tu sei convinto, guarda come sei convinto, vecchio. Hai ragione. Mi ha tirato uno schiaffo dalla mamma, ha piegato la mandibola. Comunque, sì, perché come di consueto, ogni religione deve cercare di imporsi nella vita delle persone. Quindi... Esatto. E sulle altre, perché ovviamente non possono coesistere. Questa teoricamente è la più liberale, quindi ci sono dei vantaggi. Se uno si va a convertire a questa religione, ovviamente certo. Ne ha tanti di vantaggi. Tipo hai lo sconto. Sono tre vantaggi. Ma valgono tanto. Sono inutili anche. Valgono tanto. Allora, esatto, vai Albi, puoi leggere tu il primo se vuoi. Ok, vantaggi della conversione. Come gli spaghetti che essi adorano, i pastafariani hanno standard morali molto sottili. Che vuol dire? Tu. Ma scusa, a me piacciono quegli spaghetti con il buco in mezzo. I bucatini, come si chiamano. Ma non sono spaghetti quelli. Ma sì, sono. Vabbè, sempre pasta. No? Pasta lunga. Anche i noodle sono spaghetti. Cioè, alla fine hanno scelto il mezzo più universale del mondo. Vero. Sai che, per fare i noodles non puoi essere vestito, Oh, ti picchio in onore della pasta che è diventato Sam Noodles Day. Beh, dai, io ci avevo pensato io, però non puoi dire. Cazzo, non è vero, Albi, ci è arrivato adesso. La sta ancora capendo. Lui si è dissociato. E quindi questo è uno. Hanno standard morali sottili, vuol dire semplicemente che. Va bene, vuol dire quello, ragazzi. Sottili come gli spaghetti. Chiediamo a chiunque sia pastafariano che ci sta seguendo di spiegarci. Continuiamo. Raga, l'altro giorno invece ho visto uno che, tipo, un giapponese che tirava i noodles. Li tirava? Sì, mostruoso. Lo faceva con le mani, faceva. Ma diventavano sempre più. No, ma l'hai visto? Spaghetti, ramen. L'hai visto o hai visto un video? Ho visto un video. Allora l'ho visto anch'io. È assurdo quel video. Lui faceva così e poi, tipo, diventava sottilissimo. Quali spaghetti? Pazzesco. Il ramen. Amen. Andiamo avanti col secondo vantaggio della conversione. Ok, lo leggo io. Ogni venerdì, detto anche beverdì, è una festività religiosa. Minchia, loro si divertono, eh? Cazzo, beverdì invece, è bellissimo. Ma quindi la messa quando è? Il venerdì? Quindi la domenica è giorno libero. Loro hanno il venerdì come festività religiosa. Ogni settimana hanno due giorni liberi. Peccato solo per le assenze a lavoro, eh? Peccato che sono tutti licenziati, sti pastafariani. Poi ci colleghi il sabato, fai il ponte in mezzo. Hai quattro giorni di lavoro fatto. Ok. In più fai il parrucchiere, quindi lunedì sei chiuso. Vorrei essere pastafariano. No, ho capito perché è accettata in Olanda, vecchio. Perché? Loro fanno 6 ore magari, capito? E possono gestire il tempo come vogliono. E possono non andare quando vogliono al lavoro, capito? Per loro, perché loro la sono la religione del futuro. Nel futuro, esatto. Oppure l'Olanda è il paese del futuro, quindi dobbiamo andare là. È quello che stavo dicendo. Loro sono nel futuro, quindi accettano le religioni del futuro. Presto, capito? La sede di Live is Life Network si trasferirà in Olanda e vedrete i paperi palindromi un po' accasciati a terra con i funghetti ancora sbavosi in bocca. Ma andiamo avanti con il terzo vantaggio della conversione, che secondo me è il più bello. Mamma mia, non vedo l'ora. Ovviamente. La promessa, cioè per chiunque si converta, sì, vi è la promessa di una fabbrica di spogliarelliste o spogliarellisti a seconda del proprio orientamento e di un vulcano di birra in paradiso. Quindi c'è un paradiso? La birra, c'è un paradiso e tra l'altro la birra... È della Barilla, no? La birra è la bevanda, diciamo, la bevanda sacra del pastafarianesimo.
La birra? La birra. La borra. La borra! No, la birra, appunto, è la bevanda sacra di pastafariani, no? E tra l'altro, appunto, c'è questa fabbrica. Non so se le fabbrichino o se proprio è un centro, è un come che si dice? Dove ho capito, un bordello. Un bordello, esatto. Non so se sia una fabbrica in cui crescono da piccole questi spogliarelliste insieme, così. Quindi aspetta. Oppure se è proprio un bordello in cui viene regalato a qualsiasi pastafariano che si converte. Aspetta, scusami, quindi ripetimi, se io mi converto, secondo l'ultima regola, cosa mi succede? Hai una fabbrica di spogliarelliste o spogliarelliste secondo il tuo orientamento sessuale e un vulcano di birra in paradiso. Questa è la promessa. Ragazzi, io devo andare e sono diventato pastafariano. Non uscire! no, però secondo me che freddo. Te la darebbero solo in paradiso la fabbrica, dico. La birra? È per quello che si stava suicidando. Ah, ok, perché lo stavi andando proprio devo subito morire diretto per forza in paradiso senza passare dal vino. Ma chi è che però me lo riesce a dire? Anche in questo caso si torna sempre su chi è che mi riesce a confermare questo fatto. Io, se no muoio adesso, cioè dimmelo se no muoio lo adesso. Scoprirà, è vecchio, devi aver fede. Questa come in ogni religione è la promessa, fede. Appunto, esatto. Come in ogni religione di promesse ce ne sono tante e devi avere fede che e si avverino. Alcune vengono rispettate, tipo qualcuno che deve tornare da un milione di anni sulla terra, queste cose qua, insomma. No, chiedo, stiamo aspettando una persona. Ma di solito io andrei avanti. Di solito il massimo che aspetto è alle 10 minuti fuori di casa, capito? Non 2000 anni, capito, una persona fuori da questo sia pazienza. Io chiederei tra l'altro alla Sabri in diretta su Instagram che invece che screditare quello che dico io sulla birra potrebbe invece dare ragione a Fanto su quello che dice di Halle, che almeno lei lo conosce meglio di noi. Non è vero. Dice che in realtà c'è scritto che la birra è calda e acida e l'ha letto sul sito della lei chiesa. Lei è andata sul sito della chiesa Halle. Pastafariano. Halle, mi dispiace. Pastafariano italiano. Ti devo dare una brutta notizia. Devi mollare la tua amorosa. Perché è pastafariana. Sai che guardando sul sito ti hanno anche ritargetizzato. Di la verità. Intanto ci dà ragione, dice che è sempre in ritardo. Ma oltre a questo, cioè, sul sito della chiesa pastafariana italiana, cioè, è già sbagliato di per sé, perché non ci dovrebbe essere una chiesa secondo i condimenti del pastafarianesimo. Quindi è già sbagliato di per sé. Quindi hanno sbagliato anche quella cosa sulla quindi birra. Quindi la birra è fresca e non acida assolutamente. Esatto, è dolce. E quindi non è una fonte attendibile. Cioè la birra di Fanto. Esatto, ragazzi, vi annuncio che l'8 maggio venite tutti a Live is Life Network, facciamo un super assembramento, non ce ne è fatto un cazzo della polizia, chiamiamo, facciamo una festa piena di troie e c'è la mia birra prodotta da me. È la fabbrica di spogliarelliste qua. Sì, assolutamente. Ah, c'è scritto che anche alle il nostro regista si spoglierà per voi, me l'ha appena confermato così da lontano. E ballerà sul cubo, dice? Ah, ok, sì, ce l'ha confermato ora. Finiamo aspetta con questa conversione perché vai alle. No, è che sta dicendo che c'è scritto che le tipe nel bordello hanno tutte le malattie venere. No, ma secondo me nel caso tu andassi in inferno. Se andassi se vai all'inferno, esatto, se vai all'inferno, a differenza del paradiso, invece che il paradiso, il vulcano erutta birra stantia. Quindi, c'è scritto qua, esatto. Tuttavia anche nel pastafarianesimo è presente. Ce l'hai davanti da 10 minuti. A differenza del paradiso, il vulcano è rotta birra stantia e gli spogliarelli sì, sabri. Esatto. Sì, tra l'altro, io volevo chiedere un attimo l'utilità di spogliarelliste con malattia venere, se tanto sei già all'inferno e sei già morto. Vero. Esatto. Alla fine è detto, che ti prude un sacco male. Dopo solo per quello, però non ti porta la morte. No, non ti porterà la morte quella lì. Però non so se le altre ragazze nel paradiso, nell'inferno, scusa, si lasceranno fare qualcosa perché hanno paura di te e le tue malattie venere. Ma dopo non ci torni più in paradiso dall'inferno. Se sei già all'inferno, è vero, se sei già all'inferno con gli altri, probabilmente le donne che sono all'inferno avranno già malattie venere. Sì, quindi, sono okay, tutte pensando, sì, quelle che trovi hanno le malattie venere. Ah, ma aspetta, però io volevo dire una cosa, raga. Ma questa religione è sessista. Perché spogliare le liste? No, donne, no, c'è basta. Scritto spogliare le liste o spogliare le liste. Ah, ok. Ma voi due vi siete messi d'accordo stasera? No, perché stiamo parlando solo di dal punto di vista. Noi l'abbiamo fatto dal punto di vista nostro, ovviamente. Sì. Tu sei un sessista. L'ultima cosa che secondo me è la più bella, che dovete sapere se volete diventare pastafariani, è che sembra una pubblicità, ma è tutto vero, andate a controllare. Sì. Viene inoltre proposto un periodo di prova di 30 giorni durante il quale un nuovo seguace può decidere di ritornare alla sua religione precedente. Quindi è proprio un soddisfatto e rimborsati. È incredibile, raga. Cioè, siete così schifosi. Neanche su Zalando, raga. Così. No, cioè, meglio di Zalando. Convertitevi, non so cosa dirvi. Quindi potete fare 30 giorni di pastafarianesimo. Ma dopo mi posso disiscrivere alla newsletter? Tra l'altro, se provi ad ammazzarti per andare in paradiso e finisci all'inferno entro i 30 giorni, puoi resuscitare e tornare. Ok, vieni rimborsato della tua vita. Comunque ha ragione Fabri.
meglio che non avere le troie. No. Con le malattie meglio venere. Con le malattie venere. meglio senza che con, va bene, certo, meglio qualcosa. E Sabri, no, ci siamo informate bene. Sabri, tu invece non ti sei informata bene. Non parlare se non, cioè, sai, per favore, che noi solo è se una settimana che prepariamo questa, cioè, puntata. Dai, Fabri dice che funziona come Amazon Prime, ma diciamo che questo è meglio di Amazon Prime. Perché ci mette meno ad arrivare. Esatto. Le spogliarelliste sono già lì. Sì, sì, sono pronte. Subito, appena muori. Cioè, non è che ti fanno tipo stare un attimo. Non è che c'è il giorno dopo, no, il giorno stesso. Il piatto forte. Ale è diventato uno dei nostri. Alle regia. È proprio la rappresentazione del Flying Spaghetti Monster. Cosa c'è scritto dentro, Fanto? Per ragazzi, piacere. È tutto, no, ma fateci caso, è tutto fatto di spaghetti. L'avete visto o no? Cioè, l'hai visto? Ma quelli verdi sono spaghetti o sono fatti, sono andati da male? No, sono quella degli spinaci, sai, la pasta, la spinacina. Ok, ora leggimi il contenuto del libro, Jack. In the beginning was the word, and the word was har. Questa è stata un'interpretazione degna di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. No, solo perché non sapevano scrivere il... Ah, comunque, esatto, è la stessa cosa che fanno le troie dopo quando vai in paradiso. Capito? Bene, raga, conclusione dell'inferno. O gli spogliarellisti. Esatto. Spogliarellisti. Allora, siamo arrivati alle conclusioni, stiamo delirando. Salutiamo ormai. Subito innanzitutto quelli che ci hanno seguito da Instagram, che come al solito siete i nostri fedeli adepti, i nostri pirati. Grazie pirati. I pirati dei paperi palindromi siete. E quindi vi chiediamo di continuare a seguirci e di vederci come al solito la prossima settimana, domenica prossima. Se saremo ancora vivi. 25 aprile. Se saremo ancora vivi. Esatto, il 25 aprile avremo una puntata speciale. Come al solito dalle 21 alle 22. Stavo sbagliando. Dalle 10 alla mezzanotte. No, ciao Franci. Ti ho visto che sei entrato in ritardo, Franci, non hai scuse. Già sai. Per tutti gli altri, noi continuiamo a parlare per un'altra oretta, tanto abbiamo mille cose da dire. Oppure che la chiudiamo qua e ci prepariamo. Ci andiamo a mangiare un piatto di pasta di là. Di spaghetti. C'è già il blues. Sì, sono saliti gli spaghetti di stasera. Sì, no. Sono... Niente. Era una cheat. Sono Gibella. Perfetto. Ragazzi, vi ringraziamo di averci seguito. Vuole intendere, anche intendere. Gli altri intendere, in intendo. Camper, gli dillo, in pezzo camper. Di merda. Vecchio, guarda, ti ho anticipato perché fai così schifo. Che sei stra. Perfetto, ragazzi. Noi stiamo già delirando. E non siamo ancora convertiti al pastafarianesimo. E stiamo già delirando. Quindi possiamo concludere qui. Vi ringraziamo per averci seguiti. Seguiteci sui nostri canali social. Scusami se ti ho interrotto. No, interrompi sempre. Ero partito benissimo. Adesso vai, voglio lasciarti finire. No, ora continui. Stai tranquillo, presto tornerò a Vicenza. Seguiteci sui nostri canali social dei Paperi Palindromi. Seguite Live is Life Network, sempre come al solito su Instagram, Facebook, tutto quello che trovate in giro seguite. E seguite Alberto Grisendi sul suo profilo privato di Instagram, perché ha un suo profilo OnlyFans che è aperto a tutti per una settimana. Abbonamento gratuito. Seguite fanpage, la nostra amata, un cuoricino per fanpage e tanti bacioni a tutti i fondatori, e tutte le notizie del mattino sono offerte gentilmente da quella merda di Live is Life e si è convertito al fanpage. Sì, Bobby, sei un coglione, non ti rispetto, non hai fatto niente di positivo per l'esistenza, però secondo me sarai diventato super ricco con questa merda del pastafarianesimo, quindi grande, geniale. Basta, ragazzi. Pezzo di merda. E ora ci salutiamo e sempre prossima settimana alle 9 boy. Su Live is Live Network. Ciao. Ramen.